ma prima di tutto... Andiamo da su! Ed eccoci qui, in un nuovo incredibile video, con la nostra incredibile musichetta, che l'altra volta giustamente ci avete detto che non si sentiva un cazzo, e quindi abbiamo alzato il volume. E succhiate, bravo Sus che dice sempre succhiate, e scusate però devo ballare un attimo, perché scusate. Sì, lo so, giustamente mi dite che faccio sempre i soliti tre movimenti, però che cazzo volete? Sono uno scheletro sexy, mamma mia, guardate che movimenti, Comunque, vabbè, questa intro forse la tagliamo, non è che granché. Salutiamo il camera, è pazzesco. Incredibile, pazzesco, ed eccoci qua. Ecco, ora siamo tornati nel nostro full power di energia. Però devo abbassare adesso il volume perché non si sente un cazzo, magnaggia. Eccoci qua, pazzesco, incredibile e pazzesco di nuovo. Sempre il nostro logo incredibile, la nostra musichetta, che abbiamo messo in descrizione, non ci ricordiamo come cazzo si chiama questa musichetta, la mettiamo qui sotto. Però, vedete, risalutiamo il cameraman, siamo ubriachi ragazzi, come al solito, bisogna bere, no, non bisogna bere, però noi beviamo lo stesso perché siamo fuori. Ed eccoci qui, incredibile, pazzesco, il nuovo video incredibile del canale pazzesco, eccoci qua, salutiamo su, e insomma, sta ubriaca, abbiamo già salutato, e risaluto, ecco, bravo. Perché se non si fanno le carezze ai sus, i sus si offendono, vero sus? Tantissimo. Ecco, pazzesco. Allora, che cosa parlerà incredibile questo video? No, in realtà niente, perché così. Abbiamo programmato i video incredibili, ieri dovrebbe essere uscito. No, ieri. L'altro ieri dovrebbe essere uscito. Il primo video incredibile di Benito Cuglia Luca ha già fatto un bel po' di visual. E niente, dobbiamo programmare il video per venerdì, che è l'altro chiacchiere incredibile su un manga, vero sus? Mamma mia. Vi dico una parola magica per quel manga. Guardate gli occhi del vostro sus. Chiattona. Sus, basta spoilerare le cose. Vabbè, insomma, sta. Almeno uno spoiler. Chiattona, sus. Ecco. E che c'è, insomma, sta? Ho dato troppi indizi, mannaggia. Comunque, vabbè, vedrete un manga molto spicy che vi piacerà tantissimo. E poi il nostro primo chiacchiere sui manga. Riparleremo. Comunque, questo video incredibile vi volevamo semplicemente ringraziare perché il canale in meno di due mesi ha già fatto un boom, una tangente incredibile, che poi quella non è una tangente, vabbè, siamo fuori testa, insomma, non tossisca troppo, bravo Sus che carino. Allora, dicevamo, vi volevamo semplicemente ringraziare perché il canale in questo poco tempo è andato benissimo, abbiamo superato le 2500 visual totali, ovviamente non è che possiamo fare ancora 2500 visual a video, che cazzo siamo, ci siamo capiti, e quindi già 2500 visual pazzesche è incredibile per il canale, e tutti i video stanno andando oltre le 45 visual l'uno, alcuni hanno toccato pure le 80, vero sus? Mamma mia, e poi gli shorts sono andati benissimo, quindi grazie. Pure gli shorts sono andati bene, alcuni shorts hanno superato le 400 visual e io ballo per voi. Incredibile! E siamo arrivati pure a 6 iscritti. Vabbè, gli iscritti si sa che sono quelli che ci mettono più tempo a macinare, però intanto le visual cominciano ad arrivare e continuo a fare così perché sono fuori testa. E soprattutto anche Instagram siamo arrivati a 28 followers di Instagram, vero sus? Mamma mia. E gli mettiamo i reel, mettiamo dei memini che giustamente non è che possiamo mettere su YouTube. E quindi li mettiamo su Instagram. Quindi seguiteci su Instagram, link in descrizione. E un giorno avremo un editor migliore. Succhia cameraman. Ecco, sempre succhia cameraman, nel dubbio sempre comunque. E anche il cameraman 2 deve succhiare, vero sus? E tutti i cameraman succhia. Ecco, bravo sus. Succhiate cameraman. Ecco, vi volevo semplicemente ringraziare per le visual. E per i 6 iscritti. E per Instagram. E per tutti gli shorts che stanno andando bene. Abbiamo tantissimi altri format che vedrete in futuro. Speriamo di riuscire a fare il nostro show incredibile. Per fine febbraio. Lo so, abbiamo detto fine gennaio, però che cazzo volete fare? Non ci siamo riusciti. Fine febbraio, promesso, promesso, fine febbraio. Inizia il nostro show incredibile. E lì sono cazzi, vero sus? Mamma mia. Ecco, quindi incredibile. E niente, che dobbiamo fare? Penso che il video possa finire qua. C'è il cameraman? È arrivata una notifica? Sus, che ne pensi? Insomma, ho paura. Il mio vasetto trema. L'ultima volta era quella maledetta Befana. Che sono 8 giorni che non si fa vedere. Io ho paura. No, su, stai tranquillo. È vero, è passata l'epifania che quei maledetti Babbo e Befana non ci mandano più niente. Noi eravamo contenti e felici. Adesso mi sta risalendo anche a me un po' d'ansia. Forza camera, apri questo messaggio incredibile. Che poi magari non era per fare qualche bella fans. Che ci esce. Che cosa, sua maestà? L'affetto, stavo dicendo l'affetto. Sua maestà, vedi che anche lei gira e rigira. Però la gnagna è. Ho capito, la gnagna è bella, che devi fare? Comunque dai, apri sto coso, camera. Sua maestà, è un altro video.
Scopa scopetta, la sfiga non ti becca. Rospo rospino, quest'anno sarà divino. Fumo vuoi trovare ad altre befane? Lo devi mandare. Ma che cazzo? So che ne pensi? Che mi sta salendo il cringiome? E che dire, è stato abbastanza imbarazzante. Abbiamo pure tolto la musica per vedere questa stronzata, vero Sus? Beh, io ho paura, insomma, sta quella befana non mi piace. E questo è un messaggio subliminale. E lo dico guardandovi negli occhi, ecco. No, Sus, devi stare tranquillo. Quel maledetto Babbo Natale e la befana devono succhiare. E io non metterò mai in palio il mio titolo da God of Champion. Quindi succhiate. E tu, cameraman, smetti di indicarci queste cose, capito, cameraman? Maledetto cap... Che cos'è questo affare? Che cazzo ti è cascato, cameraman? Tira fuori questo coso subito! Sus, guarda che ho trovato! Cameraman, che cazzo è quel foglietto? Cameraman, che ci fai con questo foglietto? Sus, insomma, stai, non posso leggere. Vabbè, leggo io. Wrestling Event? Santa vs. Osso? Come cazzo vi permettete di chiamarmi Osso? God of Champion? End of the Month? Santa Arena? Ma questo è un ticket di un evento del wrestling, cameraman, ma quindi... Ma che succede? Ma poi io non ho accettato niente! E questo è un evento del wrestling dove io combatto Babbo Natale? Basta, mi sono rotto le ossa, vero Sus? E insomma, stavo paura. Adesso vado in questa santa arena che sta qui vicino e vado a dirgliene quattro a quei due, hanno rotto le zebetrostis. Io vado. Insomma, sta, non vada, non mi lasci solo. Hai ragione, Sus. Cameraman, vieni con me, lascia la telecamera a mano. Insomma, sta a mano, non può usare la telecamera. Sus, tu rimani qui. Cameraman, vieni con me. Sus, rimane qui. Io ho paura. E allora Sus rimane qui. Mano gli farà compagnia. Andiamo, cameraman. Eccoci qua. Cameraman, ci sei? Tutto a posto? Ecco, questo è l'indirizzo del tuo maledetto ticket. Ci portava in questo cazzo di posto. Questa è un'arena. Ma che cazzo c'è una G? E questa è la Santa Arena. E voi che cazzo siete? Ma che cazzo siete voi due? Pinco pallino e pinco pallina. Pinco pallo, panco picco, picco, panco, panco picco, picco, panco, panco picco. Ma che cazzo siete voi? Ma non mi dite... Ma voi avete il cappello di Natale, maledetti! Voi ci state costruendo l'arena. Stanno costruendo l'arena questi bastardi. Ma voi lavorate per la Befana, maledetti, adesso vi distruggerò. Pancone, pallone, pancone, pallone. Pancone, pallone. Che cazzo sarebbe pancone, pallone? Adesso vi colpo, adesso... Il vostro scheletro farà piazza pulita di questa arena e di questi cosi. Adesso il vostro scheletro attacco. Panco pallone. Panco pallone. Ah, bastardi. Vi fate proteggere da questo energumeno. Guarda che ti colpisco pure a te, eh. Vabbè, forse non è una buona idea. Chiamatemi la Befana, maledetti. Alla fine sei venuto, osso. Questi sono i miei assistenti incredibili. E stiamo costruendo l'arena, osso. Non hai speranze? Babbo ti distruggerà. Allora, chiariamo questo cazzo di concetto. Cameraman, ci sei? Hai portato anche il cameraman? Perfetto, non hai idea di quello che sta per accadere. Ma come metta fuoco? Cameraman, devi inquadrarmi, non questa vecchia e questi cosi brutti. Allora, chiariamo il discorso, Befana. Io non metterò mai in palio il mio titolo, capito? E smettila di mandarci video del cazzo. Noi lavoriamo, non facciamo un cazzo come te. Ah, lo dici tu? La vostra Befana Tatiana è sempre a disposizione di cose. Mannaggia, questa Befana. Oh, dove sta Babbo Natale? Fai questa risata del cazzo, guarda. No, non ci. Io sono un bravo scheletro e vengo dal Godovers e non picchio gli anziani. Oh, ma veramente? Sei diverso da comare del Godovers. Mamma mia, questi acuti terribili spaccano le orecchie del vostro scheletro. Io neanche ho le orecchie. Vabbè, lasciamo perdere, sono fuori di testa. Comunque, Befana, smettila. Off dei coglioni, te Babbo Natale, che non so neanche dove sta quel maledetto Babbo Natale. Non c'è neanche sull'arena, maledetto. Quindi non metterò mai in palio il mio titolo. E off dei coglioni, te tutti panco pallino e panco pallone. Off dei coglioni, e te Babbo Natale. E l'ho ripetuto due volte per rafforzare il concetto. E ballo, perché sono nervoso. E voi che volete? Noi siamo tranquilli e felici. E poi scusami, voi noi dovremmo essere alleati. Ma come alleati? Cosa dici?
Scusa, non sei venuto anche tu dal Godoverse? E allora? E noi ci vogliamo tornare nel Godoverse. E non sappiamo come fare. Quindi tu come sei venuta nel Godoverse? Stronza. Piano con le parole, osso. Sei in svantaggio, siamo 4-1, coglione. Ho avuto un brivido. Quella sentenza mi ha ricordato qualcosa. Non lo so, mi ha dato una brutta sensazione. Spiegati. Io abito in questo universo tranquillamente e conosco Babbo Natale, capito? E non siamo arrivati come voi, immigrati del Godoverse, a portare Yella in questo universo. Queste feste saranno le ultime vostre. Quindi questa stronza è giustamente la Befana Tatiana e quindi lei è in questo universo con Babbo Natale. Però non ci dovremmo essere uniti noi entità del Godoverse, invece voi ce l'avete a morte con voi. Perché voi portate solo sfortuna, maledetti. Vi distruggeremo. Il Godoverse deve essere purificato da voi, maledetti. Ma te che cazzo te ne frega che stai in questo universo? Basta, adesso mi sono rotto i coglioni. Posso scheletro. Guarda chi è arrivato a fermarti, osso. È la tua tazza di fine. Babbo Natale fermerà il male. Maledetto, babbo, lasciami stare la manina, maledetto. Babbo è forte. E adesso tu me l'hai purificato, osso. Questo è solo un'anticipazione del nostro incontro. Babbo ti distruggerà. Io non capisco, babbo, ma perché fai questo? Perché la persona ha ragione, la sua mente è più avanti di noi. Voi siete il male, mi avete pure attaccato. Babbo, ma tu ci hai regalato le castagne, maledetto vecchio. Non importa, non si possono alzare le mani a Babbo Natale. Questo è lo spirito del Natale. Vabbè, babbo, non costringermi a essere violento. Adesso vedrai. Senti di osso. Ho detto, babbo, non voglio essere violento. Continua a non voler attaccare, babbo. Tu sei l'impurità del Godoverse. E la Befana Tatiana ha ragione. Io ho sempre ragione. Neanche fossi una donna che sa persuadere. E quindi, babbo, il Godoverse deve rimanere sigillato. E voi siete il male. E babbo, l'attacco. Babbo, basta, dobbiamo fermare questa cosa. Babbo, l'attacco. Babbo, non voleva arrivare a tanto. Mi è costretto a lasciare. Dobbiamo smetterla, non dobbiamo fare il suo gioco. Hai ragione, io ormai sono debole. Aiutami a alzarmi, osso. Allora non sei proprio un cattivo ragazzo. Ci abbiamo pure dei fiori indietro. Finalmente hai capito, babbo. Hai ragione, osso. Forse hai ragione, la Befana in realtà è il nostro nemico. Adesso mi volete mettere contro di me? Adesso la vedrai, babbo, babbo. Babbo, cosa stai facendo? Ed è proprio per questo. No, alle spalle, babbo, lasciami. E più di essere confrontato, no. No. L'attacco alle spalle funziona sempre. Coglione. Che babbo non si sia allenato per tutto questo tempo. Coglione. Bisogna essere vili contro i vili. Boh, lasciami stare. Questo è la fine del Natale. Fine del Natale. Babbo, finiscilo, è ora di prendere del tempo. È all'ansia, non torna nessuno mai sta in quel camere maledetto. Mano, dammi un aiuto. Pure pagà. Grazie, mano, sei molto d'aiuto, giustamente. A malapena reggi la telecamera. Mannaggia. Mannaggia, ho ansia. No, devo andare a vedere che succede. Il vostro sus. Mano, accompagnami, andiamo. Ma cosa succede? Meno male che siamo arrivati. Mano, di qualcosa. Mano, molto, fatemi passare, maledetti. Non puoi passare. Sta per accadere la giusta fine per il tuo amico osso. In questo modo sarà per sempre distrutto. E sarà più facile per Babbo Natale approfittarne. Ormai il tavolo è piazzato. Maledetti, sua maestà, si ribelli, sua maestà, mannaggia, non mi sente, è KO tecnico, mano, vero? Pure pagà! Adesso passerò! Pinco, panco, 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 non puoi
fai passare è la tua fine. Babbo, vai, distruggi osso. No, socio, mi sta cerca di liberarsi. Oh, 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 è la tua fine, osso. Il tavolo è stato piazzato con te sopra. E adesso, babbo, è tempo di volare. Adesso, babbo, da un'altezza considerevole usando il mio collega. Sua maestà, mi stanno placcando, non riesco a finire mano, niente. It's show time. Papo Splash. Holy shit. Mi sento, sua maestà. E dopo questo punto, il vostro Babbo Natale, a fine mese, sarà il nuovo Godo Champion. Questo cintura è mio scheletro. Il Teo Godo Morto si inchinerete alla potenza del vostro Babbo Natale. E adesso andate via, maledetti. Come sta? Si sta riprendendo? Maledetto Babbo Natale. Insomma, il colpo è stato grande e poi pesa un quintale, Babbo Natale, mannaggia. Cameraman, dai una mano a sua maestà. No, non mi toccate. Mannaggia, mi sa... Basta, l'hai voluto tu, Babbo Natale. Vuoi un incontro contro il vostro caro schietto? Va bene, metterò in paio il titolo del Godo Champion contro di te, sacco di Natale. Ci vediamo a fine mese e ti distruggerò per sempre. Te a quella befana di merda. Maledizione. Mannaggia, sua maestà ha accettato. E io ho paura. Quelli hanno un piano, sono sicuro, quei maledetti. E questo è solo l'inizio, il vostro sus. Ha la grande testa e pensa. Vero, cameraman? Vedi pure il camera, per una volta è dalla parte mia. Mannaggia, ora devo chiudere pure il video. Io non so chiudere i video. E mo che sua maestà si riprenda, ha preso danni ingenti. Mannaggia. E niente, il vostro sus vi saluta tristemente, ecco. Quindi non, come fa sua maestà che si butta sulla telecamera, mi butto anch'io, però cameraman aiutami, alla prossimo video. Wow.